Parli tu. Sì, se vuoi dire qualcosa anche tu, parli anche tu. Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose Nove. Oggi andremo a fare un assaggio di bibite, perché ho deciso di fare anche degli assaggi, possibilmente li posterò la domenica, ma non è detto perché dipende un po' come andrà questo mese, che è abbastanza complesso. Abbiamo un ospite speciale qua di fianco, Ciao a tutti. mia moglie, ha deciso, mi ha pregato in ginocchio di farle fare questo video con me perché vuole diventare un'influencer famosa su Instagram, quindi se volete seguirla, seguitela, però altrimenti niente. Valletta, mi sposti le bottiglie. Abbiamo queste bottigliette qua, vedete i tappini, è una sorpresa che ho deciso di farvi e di farmi. Ho comprato tutte queste bottigliette perché sono molto carine, ve le faccio vedere. Questa qui c'ha la rosa, una barchetta, una signorina, ho scritto Hope, un'altra signorina, Mom and Dad, forgive me, mamma e papà, perdonatemi. E l'ultima c'è una sirenetta, anche qui molto simpatica. Sono delle bellissime bottigliette. Io non sto facendo più collezioni di bottiglie da un sacco di anni, mentre prima facevo quelle delle bottiglie di birra, ma poi mi sono stufato, avevo bottiglie da tutte le parti, prendevano polvere e non è il caso, insomma, di tenersi tutte queste bottiglie, però ho pensato di assaggiare queste toniche perché sono quasi tutte toniche, questa ginger beer, mediterranea, l'herbal cargo, dirty soul, quindi anima sporca, questa qui della signorina che ho scritto hop, e ginger potion ale, quindi sono tutte bibite diverse, sono bottigliette da 200 ml, ovviamente questa marca qui io non l'ho mai sentita, Abbondio, non so se voi la conoscete, non mi hanno pagato per fare questo video purtroppo, anzi se la marca mi sta sentendo e vuole darmi dei soldi io sono contentissimo, ma purtroppo non penso che succederà mai, quindi andiamo ad assaggiare queste bottigliettine qui e andiamo a vedere di che cosa sanno. Lo facciamo in due perché sono tante bottigliette, quindi ce le dobbiamo scolare tutte quante. Sono 200 ml a bottiglietta, 2x5, un litro di bevanda. Sei pronta a bere un litro di roba? Vai. Beviamo. Allora, da quale iniziamo? Sambuco drink, herbal cargo, carico di erbe, insomma, non so cosa ci sia dentro. Ginger potion ale. Dirty Soul, tonica, penso che sia semplicemente una tonica, e un altro ginger beer. Quindi queste due dovrebbero essere al ginger, hanno anche un colore un po' più giallognolo di pipì. E queste invece Non sono diverse, vogliono però. diciamo che sì, no, detto così non invogliano, però le bottigliette sono belle. Inizierei dalla rosa. Dalla rosa, rosa sulla bottiglietta. Quindi andiamo ad aprire finalmente questa prima bottiglietta, io ce l'ho da un po' di tempo, l'avevo comprata forse quest'estate perché avevo in mente di fare questo video, ma poi non l'abbiamo mai fatto. Prendiamo due bicchierini speciali per questa occasione di video speciale, versiamo giusto un goccino perché sennò poi ci ubriachiamo con tutte queste bevande. Vediamo se c'è scritto qualcosa qua dietro. Acqua, zucchero, anidride carbonica, infusi di fior di sambuco, acido citrico, bla 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 bla, acidificanti, eccetera, eccetera. Corteccia di china, ah, fico, chinino, c'è chinino, tipo chinotto, va bene. Proviamo questa qui con la rosa. Cheers! Me l'aspettavo più dolce, invece è abbastanza amarognola, si sente il chino, la chinina del chinotto. E cosa pensi? Poteva Non male, ma il essere meglio. gusto del chinotto è molto lieve, si sente appena Si sente appena appena. appena appena dopo che l'hai Sente digerita. più l'amaro dell'acqua tonica. Andiamo con questa tonica premium Dirty Soul con la signorina qua in sovraimpressione. Sovraimpressione, sovraimpressione sulla bottiglia. Troppa? C'è No, vai. sete? Giusto. C'è sete. Fine. Cin. Acqua tonica semplice, classica. Molto blanda. Anche un po' tipo detersivo, è una roba eccezionale, mi aspettavo meglio. Quindi
2 su 2 ce l'aspettavamo meglio, vediamo le prossime come saranno. Andiamo avanti con quelle chiare, quelle gialle le teniamo al fondo, io le sto mettendo in ordine di scurezza di colore, tra l'altro, così facciamo tutta la carrellata. Qua c'è la Herbal Cargo Tonic Mediterranea con la barca qua sopra. Non so se riesco a mettere a fuoco perché essendo in due la macchina foto cerca di mettere a fuoco la macchina foto, fuoco, cerca di mettere a fuoco le nostre facce e non le cose che gli passo davanti, però... Questa non frizza. Non lo so perché stavo sentendo l'odore. Volevo sentire se frizzava dall'odore. Sì, frizza. Era meglio l'altra. Anche questa un po' di chinina, ma francamente un po' di acqua zuccherata, neanche tanto in realtà. Certo che queste sono bottigliette premium, mi aspettavo qualcosa di più. Andiamo con la Ginger Beer Splash, quella con la sirenetta. Ti copro la faccia così metto a fuoco la bottiglietta. Vediamo la sirenetta cosa ci regalerà. È terribile. Ma no, in realtà, dopo che l'hai mandata giù, devi fare due sorsi. Scusate. Fa starnutire. È strana. Proprio, no, ma è buona. Fa proprio starnutire. No, il primo sorso è stato proprio speak and span, non so, una roba... non so, speak and span è una roba della mia infanzia, non so neanche se esiste più. Sì, esiste, ho detto che si copre i menti. Sì, un pochino farà questo effetto nelle nostre... Ho sbagliato corsia, forse questa era una detersiva. Va bene, andiamo con l'ultima. Mom and Dad, forgive me, perdonatemi, mamma e papà, se vi abbiamo fatto vedere queste bottigliette e se ce le beviamo perché sono tremende. Se come l'altra, anche questa qui c'è il ginger ale. Forse bisogna consumarla con degli alcolici, non lo so. Ci sembra champagne del colore, veramente possiamo brindare all'anno nuovo. Buon anno. No, l'ho sentito dall'odore che più o meno... Se l'altra era pessima, no, questa... No, l'altra è peggio secondo me, questa qui è un pochino meglio, sarà che mi sono fatto il gusto in bocca. Va bene, queste bottigliettine qui... Diciamo così, allora, queste iniziali di colore chiaro, quello con la tizia, la bottiglia con la barca sopra e la rosa, sono abbastanza inutili, nel senso che non hanno chissà che gusto, e non sono né stradolci, né stramare, né... cioè niente, è come bersi acqua con un leggero retrogusto così. Queste invece gusto si sente, queste qui gialle, non sono pipì come pensavo prima, ma forse un pochino... ci assomigliano, non lo so, non ho mai bevuto la pipì, però sono molto 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 detersivo e mi aspettavo tantissimo da queste bottiglie, ce l'ho lì da una vita, mi aspettavo tanto, mi hanno deluso tantissimo. Facciamo l'ultimo sorso? Che bello, che buono. Ah, è terribile. Va bene, lasciamo qua lo speak and span. Lasciamo speak and span. Grazie a tutti di averci seguito anche per oggi. Un saluto da me e da mia moglie. Ciao, Daniela, ciao. Vi ricordo che se vi è piaciuto il video potete mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo. Passate anche dai canali Instagram, Facebook, Twitch, lo metterò qua sopra, e dal sito web solocosenove.it, dove troverete tutto quello che riguarda il mondo di Solo Cose 9. Ancora un grande saluto e ci vediamo al prossimo assaggio. Ciao! Ciao!